Questo evento fa parte dell'iniziativa L'Oriblu Solidale, un aiuto concreto nato 2 anni fa proprio per dare continuità all'opera e l'impegno di una grande donna, nostra madre, Lorisanna Caprari in Giuliani, la quale in tutta la sua vita si è prodigata con passione e con gesti concreti per dare un aiuto a chi aveva bisogno, per superare le disparità sociali e per creare una giustizia sociale. Vi parlo un pochettino della serata. Venerdì 8 luglio alle 7, Podere Leonardi, verremo tutti accolti da un'alternanza di musica, arte e poesia. Erano queste, anche queste, le modalità attraverso le quali si esprimeva la gratitudine di mia mamma per la vita. Per quanto riguarda la musica, abbiamo coinvolto il nostro amico Davide Di Gregorio, che è il titolare della scuola di canto Pianeta Musica. Abbiamo coinvolto il soprano lirico Aviera Saavedra, nonché i Caldaris. Per quanto riguarda la poesia, Alba Battista, la dottoressa Alba Battista e Marcella Tomassoli leggeranno le poesie di mia mamma, nostra mamma. E per quanto riguarda l'arte, ci sarà un angolo allestito a mostra di quadri e ci sarà un'esperienza di live painting. Live painting, esperienza realizzata dall'artista visiva argentina Romina Tassinari. Un punto focale di tutta la serata sarà proprio l'asta di beneficenza, per la quale ringrazio il caro amico Franco Andreatini, che ha curato le relazioni con tutte le associazioni sportive. Ringrazio veramente di cuore gli amici, perché Dario Costa, Walter Magnifico, la Vissauro, Montesi Volley, è un elenco lunghissimo di persone e di associazioni da ringraziare, ma non c'è stato bisogno nemmeno di insistere, perché come ho detto facciamo un'asta di beneficenza. Cosa fornite? Tute, maglie, divise da gioco, fiaccola olimpica, il Panathon, la fiaccola olimpica disegnata da Pininfarina, quella bellissima a forma di cobra quasi. Poi ringrazio Elio Giuliani, che personalmente ha messo a disposizione una maglia firmata Darren Day e Darwin Cook per il 25esimo anniversario dello scudetto 1987-88. Altri, la Vissauro, le maglie della società, il libro ormai diventato raro, 100 anni di Viss, per cui tutti questi oggetti saranno messi all'asta. La cosa interessante è che siamo riusciti a combinare, a mettere insieme, unire Scuola di Canto Pianeta Musica al Conservatorio. Dalla mia scuola ci sarà, si esibirà una ragazza molto, molto brava, molto talentuosa, Gloria Vampa, e al Conservatorio di Pesaro abbiamo chiesto i migliori allievi della classe di violoncello e di violino. La musica verrà alternata alle poesie di Lorisanna, e così che tutto possa essere unito, diciamo.